Un posto al sole anticipazioni, prossime storyline. Damiano in pericolo, Viola devastata. Grandi colpi di scena si prevedono nella trama sviluppata per l'arresto di Angelo Torrente. Gli spoiler svelano che un ruolo chiave verrà giocato da una vecchia conoscenza di Rosa Picariello, Felice Cascella, che tanto l'ha delusa in passato. Le anteprime non chiariscono cosa l'uomo le riporterà, ma indicano che si tratterà di qualcosa di importantissimo ai fini delle indagini sul malavitoso. Damiano, dunque, spinto dalla ex, deciderà di incontrarlo e pare che i due avranno un dialogo molto vantaggioso. Dopo alcune puntate, infatti, vedremo che Renda ed i suoi uomini inizieranno a sorvegliare notte e giorno il ristorante ove il boss Torrente è socio occulto. La gente si vedrà costretto a muoversi con estrema cautela, consapevole di non poter commettere ulteriori errori ad un passo dal suo obiettivo. Mentre Alberto, sempre più terrorizzato e sconfitto, deciderà di lasciare Napoli, Viola si ritroverà nei prossimi giorni di fronte ad una scelta davvero difficile. Come ben sapete, la donna ha promesso al figlioletto Antonio di partire alla volta di Barcellona insieme al nonno Raffaele per fare una sorpresa a Patrizio. Dato che il suo compagno è impegnato, sul fronte, la Bruni non se la sente di partire in un momento così complicato. Gli spoiler non forniscono ulteriori precisazioni, ma è chiaro che Viola sarà molto combattuta e che la scelta che prenderà avrà un impatto molto importante sulle sue relazioni affettive. Presto, si renderà conto che, in una maniera o nell'altra, finirà per deludere Orenda oppure il suo bambino. Quel che è certo è che Damiano non potrà fare a meno di lodare l'impegno e la caparbietà dimostrata da Rosa nell'ambito delle ricerche su Torrente. Purtroppo, per la Picariello sono previsti, però, nuovi momenti complessi. In quartiere, i bulli prenderanno di mira il piccolo Manuel per via del rapporto di stima e di amicizia nato tra lei e Don Antoine. A quest'ultimo non resterà che parlare con il piccino per scoprire la sua improvvisa freddezza nei suoi riguardi. Come reagirà il parroco quando scoprirà che gli abitanti del quartiere sono convinti che tra lui e Rosa sia in corso una relazione? Un posto al sole anticipazioni prossime storyline. Ida in dolce attesa. Soffermiamoci sul personaggio di Diego. Negli episodi di metà ottobre 24, Roberto, Ida, Marina e Lara sembreranno sparire dalla trama. Si tratta di un escamotage usato dagli autori per lasciare nel pubblico a casa un po' di suspense circa la conclusione delle vicende che li vedono protagonisti. Tuttavia, rumors lasciano intendere che Diego, attuale fidanzato della Kovalenko, sarà sempre più sospettoso nei confronti della ragazza. Ed il suo comportamento freddo e sfuggente lo porterà a dubitare di lei. Il giovane Giordano, dunque, non resisterà più e lo vedremo chiedere immediate spiegazioni ad Ida riguardo alle sue più recenti menzogne, soprattutto quelle inerenti la notte dell'aggressione di Ferri. Non sappiamo bene cosa accadrà ma, ad un certo punto, Ida lo sorprenderà con una rivelazione spiazzante. Come è ovvio supporre, la novità non riguarderà né il processo, né il ricovero di Ferri, quanto piuttosto la loro vita di coppia. Stando a news non ancora ufficiali, Ida potrebbe presto scoprire di aspettare un bambino da Diego. All'inizio sarà turbata e scossa. Ed è per questo che apparirà sfuggente. Poi, però, il suo cuore si scioglierà e vivrà con il giovane Giordano dei momenti davvero unici ed indimenticabili. Ma è davvero questa la bellissima notizia che investirà la nostra Ida? Oppure riguarderà soltanto l'esito del processo di Tommy? Un posto al sole anticipazioni. Rossella riceva una proposta con tanto di avance da Fusco. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Nunzio e Rossella saranno al centro della scena per via dei risvolti che riguarderanno le vicende in cui sono protagonisti. Il giovane camarota, sempre più convinto di doversi lasciare il passato alle spalle e che Diana sia la donna della sua vita, deciderà di iniziare una convivenza con lei trasferendosi a casa sua. Samuel non ne sarà affatto felice. E vi annunciamo che non sarà affatto l'unico a non fare salti di gioia. Rossella, infatti, appresa la notizia e ripensando al timido avvicinamento vissuto giorni addietro, reagirà con profondo sconforto. Rassegnata, si recherà in ospedale ove l'attenderà una sorpresa da parte del nuovo primario, il dottor Fusco. L'uomo, infatti, le avanzerà una proposta lavorativa molto interessante. Purtroppo,
questo bellissimo momento verrà nuovamente rovinato dal comportamento subdolo e ambiguo del medico che, ad un certo punto, toccherà Rossella sulla spalla in un modo che apparirà come una molestia e non come una semplice pacca sulla spalla. Più che di incoraggiamento, anche questa volta, come già accaduto diverse settimane fa, il suo gesto sarà da inquadrare come una vera e propria molestia. Il risultato sarà che, turbata, la Graziani inizierà a porsi dei leciti interrogativi. Finora il nuovo primario Daniele Fusco si è visto poco, ma nelle prossime puntate la sua storyline inizierà a prendere sempre più forma. Ulteriori spoiler chiariscono che la giovane starà sempre più male a causa delle continue e fastidiose carezze di Daniele e che, ad un certo punto, tenterà di comprendere se si tratti di un modo di fare normale o di qualcosa di ben più grave. Al momento, non sappiamo come virerà questa vicenda. La Graziani si confronterà con qualcuno? Oppure deciderà di tenere il suo segreto per sé? Ci si domanda anche che cosa succederebbe se Rossella iniziasse a manifestare apertamente il suo dissenso riguardo ai modi di fare del primario. La stima di quest'ultimo verso la giovane dottoressa resterebbe immutata oppure andrebbe a cambiare radicalmente? Rumors sempre più insistenti lasciano intendere che nella faccenda saranno presto coinvolti anche altri personaggi femminili, ed ovvero Adia e Yolanda. Un posto al sole anticipazioni. Suor Maura confessa le sue colpe. Nelle puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse a metà ottobre 24, troverà la sua naturale conclusione la vicenda legata all'affido del piccolo Tommaso. Tutto questo, mentre verrà finalmente rivelata l'identità dell'aggressore di Roberto Ferri, ed ovvero Suor Maura. Nel frattempo, altre succose notizie sul processo sono comparse sul profilo ufficiale di Natalia Giro, ovvero l'attrice che veste i panni di Maddalena Kovalenko. L'interprete ha pubblicato un video che svela parzialmente l'esito del processo, concentrandosi dunque sul suo personaggio. Stando alla legge, Magda, per aver agito contro la nipote per fini di lucro ed approfittando delle sue condizioni psicofisiche, otterrà la condanna al carcere. Quanto alla Martinelli, invece, nel filmato si vede chiaramente il giudice fare cenno alle attenuanti generiche sia per la collaborazione prestata durante le indagini che per la confessione spontanea. Ciò ha indotto i telespettatori a ritenere che la donna potrebbe ricevere una pena molto più leggera rispetto a quella emessa contro la Kovalenko. Il video è molto breve e si concentra esclusivamente sulla zia di Ida. L'esito del processo è ancora sconosciuto. Sappiamo soltanto che Ida riceverà prima una bruttissima notizia seguita poi da una bellissima sorpresa. Essa riguarderà il piccolo Tommaso? Quel che è certo è che Roberto sembra aver perso la sua battaglia, anche se c'è chi ipotizza che un colpo di scena rimetterà nuovamente tutto in discussione. Se ciò fosse confermato, di cosa potrebbe trattarsi? Pare che sulle scene si affaccerà il vero padre del bambino? Sarà vero? Ma ancora? Resta da capire cosa succederà a Suor Maura alla luce del colpo inferto a Ferri. Le anticipazioni ufficiali svelano che Lara, dopo aver ascoltato la confessione della religiosa, tenterà disperatamente di convincerla a non rivolgersi alla polizia. Tuttavia, la donna sembrerà determinata più che mai ad assumersi le proprie responsabilità. Un'immagine promozionale sembra poi confermare tale direzione. Nello scatto, si vede infatti la religiosa seduta sul divano di casa Ferri pronta a parlare con l'ispettore Torre. Cosa ne sarà di Lara dopo l'eventuale condanna di Suor Maura? Seguiremo gli sviluppi per fornirvi tutti gli spoiler del caso? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.